Buonasera, benvenuti. Siamo alla seconda puntata del nostro appassionante seminario concerto Musica alla voce delle arti. Sono Sara Terziano, siamo al Conservatorio di Musica Vivaldi di Alessandria e siamo qua anche in presenza finalmente per affrontare questo percorso sul dialogo tra la musica e le altre espressioni artistiche. Mentre facevo la mia sigletta iniziale, avete visto alle mie spalle il quadro chiave di tutto il percorso di oggi. È di Claude Monet ed è Impression Soleil Levant, quindi impressione sole nascente, ed è colpa, tra virgolette, di questo quadro se è nato il movimento dell'impressionismo. Dico colpa perché in realtà, come molto spesso accade quando nasce una nuova corrente artistica, un nuovo linguaggio, per i contemporanei non è stato subito ben accetto questa novità. E quindi Claude Monet all'inizio ha faticato alquanto a riconoscere questa nuova arte, questo nuovo modo di esprimere attraverso soprattutto il colore. Nella prima puntata che abbiamo incontrato nel nostro percorso parlava proprio del rapporto tra la musica e il colore in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo parlato di Kandinsky, abbiamo visto come possiamo suonare un colore o colorare un suono, quindi questa interazione è molto diretta grazie proprio al mezzo del colore. Abbiamo scelto l'impressionismo come questa seconda puntata proprio perché il colore è protagonista. Infatti da questo momento in poi parliamo di arte senza contorno, quindi si perde l'idea di dover contornare le figure, di dover dare proprio un segno netto tra le figure e lo sfondo, e inizia un momento di grande libertà espressiva per gli artisti. Per gli artisti che quindi non sono solo i pittori come Monet, ma sono anche i musicisti, gli scultori, gli architetti, questa nuova libertà nell'espressione artistica. È per questo che abbiamo scelto questo periodo storico, artistico, come modello per interpretare il dialogo tra la musica e le arti. Questo lavoro, tra virgolette, facciamo oggi, lo possiamo applicare un po' in tutte le correnti, ma perché è proprio impressionismo? In realtà perché io sono l'arpa e l'arpa è definita da molti come il più impressionista degli strumenti musicali, lo è anche per me, perché ha la possibilità di avere tanti colori, tanti timbri, tante sfumature ed è stata apprezzata e valorizzata proprio in questo momento storico. Siamo in questo caso al 1874, quindi nella seconda metà dell'Ottocento. L'arpa viene riscoperta da grandissimi compositori come Claude Debussy e Maurice Ravel, che appunto inseriscono l'arpa in organico orchestrale, ma dandole un peso completamente diverso. L'arpa diventa il colore e quindi l'arpa commenta i vari momenti dell'azione anche mettendoci un po' di magia, un po' di suspense, proprio per questa capacità timbrica particolare. Questo perché io avevo promesso che non avrei raccontato niente sull'arpa, però mi viene spontaneo a questo punto dire un piccolo elemento tecnico. L'arpa ha 7 pedali, i pedali agiscono sulle corde, quindi se io suono l'arpa senza toccare niente, come vedete, partendo dalla corda rossa e salendo alla corda superiore ho una scala, quindi do re mi fa sol la si do. Come faccio a fare i diesis e i bemolli? Dopo il brevetto Erard ho la possibilità di muovere i pedali, quindi sollevando il pedale ho 3 movimenti, la corda è libera e quindi la nota è bemolle. Dopodiché ripremo di nuovo il pedale, gira la prima fila di forchettine e diventa be quadro. Schiaccio di nuovo, gira la seconda fila e diventa diesis. Ecco che io ho 3 note per ogni corda. Questo è un po' il segreto dell'arpa, è anche la cosa che ci
fa spedalare tutto il tempo. E cosa succede? Questa capacità dell'arpa di cambiare su ogni corda tre note permette di utilizzare gli omologhi, cioè io su due corde vicine, per esempio prendo Mi e Fa, mettendo il Mi diesis ho due corde vicine che fanno la stessa nota. Questo mi permette di avere l'effetto del glissato. Vedete che io cambio solo i pedali e ho questo effetto, posso fare anche i glissati doppi con due dita, questo effetto onirico, magico, che è stato esaltato proprio dai compositori di questo periodo. E per esempio Claude Debussy ha utilizzato l'arpa in maniera incredibile nelle danze sacre profane, che sono per arpa e quartetto d'archi più contrabbasso, oppure arpa e ensemble di strumenti, oppure abbiamo anche il magnifico settimino, l'introduzione allegro di Ravel, di Maurice Ravel, che vede l'arpa sempre solista con tutta una serie di colori incredibili, quindi questo uso dei glissati, degli armonici e delle sonorità veramente nuove e innovative che possiamo dire impressioniste. Per quello che ho scelto in particolare questo periodo storico, questa corrente artistica, perché secondo me era particolarmente interessante riscoprirla attraverso l'arpa e attraverso il repertorio che andiamo a vedere oggi, grazie anche alla collaborazione con le classi del professor Nicolini e con la classe di flauto del professor Parrino, quindi abbiamo degli ospiti oggi. Allora, siamo arrivati a questo quadro meraviglioso, una cosa fondamentale da dire, la prima mostra degli impressionisti viene fatta nel 1827, dopo il 1827, quando è nata la fotografia. Quindi la fotografia nasce appunto nel 1927 e questo condiziona proprio la nascita dell'impressionismo. Questo, come vedete, è il salone, lo studio del fotografo Nadar, dove nel 1874 c'è stata la prima mostra degli impressionisti. Perché proprio uno studio fotografico? Perché la fotografia è così importante per la nascita dell'impressionismo e per dare una svolta a tutta la storia dell'arte e di conseguenza anche della musica? Perché la fotografia permette di ritrarre esattamente i soggetti e le persone. Quindi non è più necessario fare un ritratto perfetto, fedele, fare dei ritratti che riconoscano i tratti perfetti dell'individuo, del soggetto che viene ritratto, perché c'è la fotografia. L'arte a questo punto si libera, l'arte può esprimersi nella sua libertà e quindi è per questo che diventa un'arte senza contorno. La cosa importante è che in questo momento si parla di impressione, cioè di qualcosa che ferma l'attimo e ci permette di vivere quell'emozione, quel momento, senza dover scendere nel particolare come era prima della nascita della fotografia. Tra l'altro Claude Monet all'inizio passava il suo tempo a fare caricature per strada, quindi a Parigi faceva caricature, faceva ritratti e quindi amava particolarmente il ritratto, però voleva svincolarsi completamente da questa cosa di dover essere, tra virgolette, accademico, cioè voleva fare dei ritratti che rispecchiassero l'animo, il sentimento umano. E soprattutto, ecco, questo è sempre il magazzino Nadar, e soprattutto Monet e gli impressionisti che si incontreranno in occasione delle otto mostre che verranno realizzate, l'ultima sarà del 1886, gli impressionisti vorranno avere un nuovo modo per guardare il mondo. Monet diceva, guardare il mondo come lo guarda un bambino per la prima volta. Quindi questa idea della curiosità, questa voglia di esprimere qualcosa che non è il bell'oggetto come succedeva prima, ma qualcosa che è un'emozione, è un istante, un attimo. Tra l'altro viene appunto creato questo nuovo modo di dipingere basato soprattutto sul colore, su questa idea di pennellate rapide, questo accostamento dei colori, e questo rende il tutto una chiave diversa di lettura, perché non c'è più bisogno di definire i contorni, di dare dei confini netti, e infatti il nero è praticamente abolito dalla tavolozza degli impressionisti. Le ombre non sono mai ombre scure, ombre nere, le ombre sono l'accostarsi di colori che danno questo effetto di gioco tra la luce e il colore, per l'appunto.
L'impressionismo stravolge quindi tutti i canoni artistici dell'epoca, perché c'è questa libertà di espressione, c'è questa voglia anche di dipingere en plein air, non c'è più il discorso preparo prima l'opera, faccio lo schizzo, faccio la parte preparatoria del quadro e poi magari lo ritocco per settimane, per mesi nel mio atelier. No, perché tutto vive nell'istante, proprio per questa voglia di creare un dialogo diretto tra l'opera d'arte e il fruitore. Non si è più mediati quindi da tutto ciò che è accademico, tutto ciò che è forma. Questo succede anche nella musica. Quando parliamo di musica impressionista, in realtà questo termine è stato coniato dopo, perché i contemporanei dell'impressionismo non si definivano essi stessi impressionisti. Claude Debussy stesso ogni tanto diceva questo termine mi sta un po' stretto, diciamo, ma l'impressionismo in musica è fondamentale perché anche in questo caso si rompe la forma, nel senso che non abbiamo più forme statiche fisse, la forma sonata, il concerto, la sinfonia, la suite, ma finalmente in un certo senso ci si libera e l'artista, il compositore può scatenarsi e uscire fuori dal pentagramma, dal foglio, dalle armonie, dai ritmi e sbizzarrirsi prendendo anche spunto da tutto ciò che è l'intorno. Infatti vedremo anche come è importante il rapporto per esempio con l'esotico, il rapporto con le varie culture anche lontane. Ci sono armonie nuove, c'è molto l'uso della dissonanza che a volte stupisce perché lascia questo senso così di sospeso, di sospensione che prima non ci si aspettava e poi soprattutto si gioca sulle atmosfere, quindi questa voglia di colorare attraverso la musica. Infatti la cosa fondamentale è proprio la ricerca del timbro degli strumenti musicali. Questa è la cosa fondamentale, questa ricerca timbrica che fa sì che ogni strumento diventi un colore, per l'appunto. Abbiamo parlato di Kandinsky che aveva abbinato proprio a ogni colore uno strumento musicale. In questo caso è lo strumento stesso ad essere colore e ad avere un'intera tavolozza di colori da esprimere. Quindi si cerca tutte le possibili sonorità degli strumenti, come abbiamo visto anche per l'arpa, e in questo modo diventa una vera e propria avventura quella del compositore per esaltare al massimo, senza contorni e senza confini, la bellezza della musica. Mi ero ripromessa di non parlare troppo, ma mi è difficile perché l'argomento è meraviglioso, quindi c'è appunto, come abbiamo detto, questa avversione nei confronti dell'Accademia. Adesso comincerei a farvi fare questo piccolo grande viaggio di oggi andando a vedere quello che è un po' il capolavoro di Claude Monet, che rappresenta secondo me al meglio l'impressionismo, cioè tutta una serie di magnifiche ninfee, partendo proprio anche dall'opera che abbiamo visto prima, e lo farei attraverso un mio brano, così non devo diciamo andare a cercare nessun riferimento, anche in questo caso un po' accademico, con la storia della musica. È un brano che vuole essere anche questo un po' senza contorni, molto acquatico, perché noi vedremo questo uso dell'acqua, questa capacità di creare queste atmosfere grazie proprio all'osservazione. Pensate che Monet si era costruito un atelier galleggiante, andava in giro sulla Senna col suo atelier e dipingeva mentre navigava sulla Senna, e si era costruito addirittura un piccolo laghetto con le ninfee per poterlo osservare in tutti i momenti della giornata, in tutte le stagioni, e cogliere ogni attimo, ogni sfumatura di colore, ogni movimento dell'acqua. Allora vi presento questa prima carrellata di immagini con le ninfee di Claude Monet e con questo mio brano che appunto è tratto dal Magico Trittico. Thank you.
vuol dire che ha impressionato. Ecco, grazie, bellissimo sentire gli applausi in questo momento. Intanto alle mie spalle continuano a ruotare queste magnifiche ninfe, questo nuovo procedimento per dipingere e che noi ritroviamo anche in musica viene chiamato wet in wet, cioè bagnato su bagnato. Perché come funziona? Praticamente si applica uno strato di colore e anziché aspettare, come si faceva una volta, che appunto il colore asciughi per passare al colore successivo, si applica direttamente il nuovo colore sopra. Quindi cosa succede? Che in alcuni punti i colori si mescolano creando una nuova tonalità, un nuovo colore, una nuova sfumatura. Tra l'altro questo effetto che vediamo è un effetto quasi tridimensionale. A me la sensazione che danno i quadri di Monet, soprattutto quelli che riguardano le ninfee, che riguardano la Senna, che riguardano l'acqua, il mare, e che siano proprio bagnati. Noi l'altra volta abbiamo parlato di sinestesia, quindi il fatto che quando noi abbiamo un senso che viene coinvolto, in questo caso la vista, possiamo avere anche la possibilità, questa è una vera e propria magia, di essere coinvolti come percezione anche con altri sensi. In questo caso a me sembra di toccare il quadro, sentirlo umido, sentirlo bagnato. Quindi è come se anche tutta la percezione tattile, diciamo, venisse coinvolto in questo turbinio di sensazioni e di emozioni. Questa è la grande caratteristica che ha appunto la pittura di Monet e quindi poi tutta la pittura impressionista, questo di dare comunque una sensazione anche che coinvolge più sensi contemporaneamente. A volte guardando certi quadri, certe pitture dipinte in estate, a me sembra di sentire il profumo del grano, di sentire il rumore delle cicale, è talmente coinvolgente che comunque abbiamo veramente una percezione che va oltre il senso della vista, e questo l'avevamo visto anche appunto in Kandinsky. Lui parla appunto, Monet parla del giardino d'acqua, cioè questo stagno che ha creato a Giverny proprio per poter osservare le sfumature dell'acqua in qualsiasi momento. Tra l'altro la cosa curiosa è che questo utilizzo dei colori nasce anche dallo studio della chimica che viene fatto in questo periodo storico nella ricerca del colore nell'ambito tessile. Quindi in questo modo noi possiamo andare a riscoprire quelle che sono le tavolozze di colore utilizzate addirittura nell'industria tessile, quindi pensiamo a due mondi che sembrano completamente diversi. Perché? Perché nei filati, anziché pensare a un filo di un colore unico, ci si è resi conto che mettendo più fili di sfumature di colori diversi insieme la percezione esterna cambiava. Quindi questo modo di vivere il colore, che nasce incredibilmente dalla chimica, quindi dall'industria tessile, viene trasportata anche nell'arte figurativa. Adesso andiamo avanti col nostro percorso, perché abbiamo un altro brano, in questo caso di Jacques Castered, tratto da Sonatine d'Avril, e ho scelto questo brano insieme ai ragazzi che lo eseguiranno, che sono Maria Antolì flauto e Pasquale Vitar alla chitarra, della classe del professor Nicolini. Abbiamo scelto questo brano che non è tipicamente impressionista, perché Castered è nato nel 1926 ed è morto nel 2014, però come sentirete le atmosfere sono proprio legate all'impressionismo, a quest'idea di una musica che va oltre la scrittura sul pentagramma, quindi che va verso l'aspetto emozionale e il coinvolgimento anche sensoriale, come abbiamo detto. Parliamo di pittura en plein air perché abbiamo detto che i nostri pittori, quindi Monet, Renoir, Pissarro, escono dai loro atelier, dai loro studio e vanno a dipingere all'aria aperta. Questa è una grandissima gioia. In questo momento storico lo sentiamo particolarmente perché anche noi stiamo apprezzando in modo particolare la voglia di stare all'aperto. Ecco, quest'idea, questo desiderio di prendere una scatoletta di colori, un cavalletto, andare a dipingere appunto all'aperto, spinge tantissimo gli impressionisti a cercare di fissare sulla tela dei momenti anche di vita quotidiana all'aperto. Quindi non abbiamo solo i grandi paesaggi, la campagna, i boschi, la Senna, come abbiamo visto, ma abbiamo anche la vita quotidiana della borghesia, che è un po' la protagonista di questo periodo storico della borghesia parigina nei grandi parchi di Parigi. Abbiamo i famosi déjeuner,
quindi quelli che noi adesso chiamiamo i picnic nell'erba, nei prati, questi momenti di svago che portano a ritrovarsi all'aria aperta, e gli impressionisti si divertono a fissare questi momenti, quindi il ballo all'aperto, i pranzi, le cene all'aperto, questi momenti di incontro molto particolare. Quindi questo per cogliere l'immediatezza anche del variare delle luci. Noterete la bellezza delle ombre sui volti, delle ombre sulle tavolate, sopra il cibo, queste ombre create, come abbiamo detto, dall'accostamento di colori. Io intanto parlo perché ci sono le campane e non voglio farvi suonare con il sottofondo delle campane, tanto avete visto che non ho difficoltà a parlare senza a fiume per stare in tema wet in wet. Ecco, quindi abbiamo visto che ci sono pennellate rapide, le pennellate seguono anche l'andamento della luce. Se voglio dare un raggio di luce ascendente, la pennellata seguirà il raggio di luce, e la pennellata segue anche il movimento, in questo caso dei ballerini che vedremo, di questi momenti di gioia al parco. Vedremo anche tanti nudi, perché in questo percorso, perché è un altro dei temi molto amati dagli impressionisti, che è stato anche un po' contestato all'epoca perché considerato anche un po' scandaloso. Io direi che a questo punto le campane di Alessandria hanno smesso di suonare, possiamo far salire qua sul palco insieme a me Maria Antolì flauto e Pasquale Vitale chitarra. Ci presentano Castered, Allegro non troppo vivo, da Sonatine d'Avril. Thank you.
Bellissimo questo brano, meravigliosi anche i quadri che abbiamo visto. Proseguiamo il nostro percorso con un altro dei temi preferiti dagli impressionisti, abbiamo già citato, e sono i ritratti. Il ritratto rappresenta anche un modo per leggere le emozioni, gli stati d'animo, il carattere delle persone, perché abbiamo detto che adesso ci siamo svincolati dal dover rappresentare in modo accademico i ritratti, perché c'è la fotografia. Ecco che quindi finalmente si può andare oltre a quelli che sono i tratti, diciamo, somatici, i tratti descrittivi dei personaggi per cercare di rappresentare le emozioni, le sensazioni, gli stati d'animo, leggere qualcosa che riguarda più l'anima che l'aspetto fisico. E Degas, per esempio, esprime un grande amore verso la pittura rinascimentale, quindi riprende quelli che erano i temi dei ritratti rinascimentali, però in chiave moderna, in modo completamente diverso. Chi sono le persone che vengono ritratte? Di solito sono persone care agli artisti, quindi parenti, amici, conoscenti. E poi abbiamo anche tutta una serie di autoritratti molto celebri, molto famosi, perché c'è anche la voglia di fissare quello che è il proprio aspetto, magari che cambia nel tempo. E poi, come abbiamo detto, un altro degli elementi fondamentali è quello di cercare il ritratto anche nella quotidianità, no? Con quindi questi scorci di vita e di costumi. Moltissimi sono i ritratti femminili, splendidi, li abbiamo citati parlando del colore rosa nel primo appuntamento, di Auguste Renoir, che ha voluto quindi raffigurare la donna nella sua bellezza e nella purezza di questi sguardi e anche nella sua vita quotidiana. Molto bello, per esempio, è il quadro che rappresenta le due fanciulle al pianoforte che leggono uno spartito insieme. Quindi ci sono anche questi scorci di realtà. Molto spesso si mescolano le modelle con i personaggi reali, quindi a volte ancora adesso è difficile capire quali sono dei modelli, quindi persone che posano appositamente per il ritratto, o invece amici, conoscenti, parenti che sono stati ritratti così in modo da fissare l'attimo dagli impressionisti. Ho scelto come brano per raccontarvi questi ritratti un esquisse, quindi uno schizzo molto veloce di Henriette Regnier, arpista francese che nasce proprio negli anni delle esposizioni universali, quindi ha respirato proprio a Parigi questo clima nuovo, innovativo, questo nuovo modo di usare la musica, l'arte per andare oltre i confini. Lei da piccolina, aveva meno di 5 anni, va a un concerto di Alphonse Hasselmann che sarà il suo grande maestro e rimane talmente colpita dall'arpa che decide che vuole assolutamente suonare l'arpa. Piccolo particolare, noi adesso studiamo anche sulle arpe celtiche, quelle più piccole. All'epoca non c'era questa possibilità, allora il papà, che era anche pittore, si inventa un sistema per collegare i suoi piedi alla pedaliera e permetterle di suonare. Diventerà una grandissima virtuosa, ma soprattutto sperimenterà nuovi metodi sull'arpa, quindi la ricordiamo anche per i suoi metodi e per le sue composizioni dedicate soprattutto all'arpa. Però appunto ho voluto scegliere uno schizzo musicale, proprio perché raffigura il modo di trasportare in musica lo schizzo che gli impressionisti facevano anche per fare questi ritratti, questi momenti di indagine anche emotiva su loro amici e sui personaggi che sceglievano di ritrarre. Thank you.
Adesso vi propongo un gioco. L'altra volta dovevate cercare un cartellone pubblicitario che c'è in giro con una sinestesia, non so se l'avrete trovato, me lo direte magari anche contattandomi. Guardatevi intorno perché ce ne sono tantissimi di questi esempi di percezioni plurisensoriali di quello che abbiamo intorno. E adesso invece il gioco che vi volevo proporre è un gioco più di osservazione legato proprio a quello che è l'idea impressionista delle variazioni del tempo a seconda non solo delle stagioni, che è la cosa che aveva già fatto per esempio Vivaldi nelle quattro stagioni, di descrivere attraverso la musica delle stagioni diverse, ma pensate che i pittori impressionisti andavano addirittura a scrivere la data sui quadri, quindi la data e l'ora in certi casi, perché volevano raccontare lo stesso soggetto in momenti completamente diversi della giornata. Non so se voi avete uno scorcio particolare che amate vicino a casa vostra, dove andate a studiare, a lavorare. Ci sono dei posti che noi amiamo particolarmente e che magari mutano col tempo. Chiaramente se ci sono degli elementi naturalistici è più facile cogliere le differenze, per esempio delle stagioni. Allora l'idea è quello di scegliere un angolo, lo potete fare anche nell'estate, e scegliere un angolo e fotografarlo anche solo col cellulare velocemente in momenti diversi, sempre lo stesso scorcio, sempre la stessa inquadratura, lo stesso punto, per vedere come cambia, come muta nel tempo. Questo era il grande esperimento che ha fatto Claude Monet. Adesso vediamo per esempio le immagini di alcune sue opere. Ecco, queste sono la cattedrale di Rouen, che è uno degli esempi più calzanti proprio di questo tentativo riuscitissimo di cogliere lo stesso soggetto in momenti dell'anno, momenti della giornata differenti. Vedete che noi abbiamo sempre la stessa facciata della cattedrale e solo utilizzando la luce, solo utilizzando il colore, appunto Monet è riuscito a rendere perfettamente il clima, l'atmosfera completamente diverse a seconda dei periodi dell'anno o dei periodi della giornata. Questo esperimento potete farlo anche voi. Io per esempio l'ho fatto in uno scorcio vicino a casa mia, abito vicino a Piazza Vittorio a Torino, e mi sono accorta che tendo sempre a fotografare lo stesso angolo, sono vicino ai Murazzi, quindi sopra il Po. Non so se si leggono bene le foto, è il ponte sulla Gran Madre con dietro i Cappuccini. Questo è stato uno spunto che è stato dato anche a mia figlia Stella a scuola, proprio per un'esercitazione di arte, di dire benissimo, troviamo anche nelle foto che abbiamo fatto negli anni, vediamo se troviamo lo stesso soggetto, la stessa inquadratura, e vediamo come si ferma l'attimo nei vari momenti delle stagioni. Andando a ricercare le vecchie foto, per esempio abbiamo trovato il Po durante l'alluvione, quindi guardate la tinta grigia, fango, marrone del Po e tutto il colore plumbeo del cielo, che è con netto contrasto invece con la visione estiva, con il sole, gli alberi pieni di foglie. Addirittura abbiamo anche una foto durante la nevicata, la foto in alto, e poi ci sono le luci d'artista, quindi le illuminazioni diverse. Lo scorcio è sempre lo stesso. Questo modo di percepire la realtà è molto importante, perché io mi rendo conto che molto spesso, presi dalla fretta,
da, dal fatto di essere sempre molto molto di corsa nello stile di vita attuale, non ci fermiamo ad osservare quello che abbiamo intorno. Abbiamo avuto l'occasione un po' col lockdown di fermarci un attimo, però non c'era magari la possibilità di andare a rivedere gli angoli, gli scorci che noi conosciamo. Invece proviamo ad aprire gli occhi come hanno fatto gli impressionisti, come ha detto Monet, come se fossimo dei bambini che vedono il luogo che noi frequentiamo tutti i giorni per la prima volta, e proviamo a fermarlo e a raccontarlo con delle immagini. L'ideale è poi musicare, cioè mettere in musica questa percezione. Chi ama comporre potrebbe comporre il suo angolo preferito attraverso un brano musicale, oppure come esercitazione, come appunto prova di capacità nel collegare brani musicali con le immagini, potete cercare un brano o una frase o una particella di un brano musicale per ogni immagine. Aspetto i vostri esperimenti. Adesso andiamo avanti, sempre con due pagine brevi, perché parliamo di schizzi musicali anche in questo caso. Abbiamo un brano questa volta per flauto e arpa di Eugène Bozza. Bozza è nato nel 1905 ed è morto nel 1991, quindi è nato subito dopo l'esplosione dell'impressionismo, però sentirete che anche in questo caso il riferimento all'impressionismo è fortissimo. Quindi chiamo Alvaro Maestre flauto qua con me per suonare insieme e vedere alle nostre spalle delle immagini molto belle che riguardano proprio l'idea dell'effetto del tempo. Vieni, vieni! Del cambiare del tempo. Lui è tecnologico, arriva con tablet, io sono qua piena di carta che vola, vedete che anche questo è un modo curioso di vivere la musica. E intanto si prepara. Da dove vieni? Da dove provieni tu di preciso? Alicante, ragazzi, qua siamo internazionali, siamo molto felici di avervi qua con noi, di fare questo percorso insieme, anche molto adatto a questo clima dell'impressionismo, che è un clima, come vedremo, anche internazionale, che unisce tante culture diverse. E in questo caso vi suoneremo insieme, sono molto felice di questo, due brani di Bozza, La Berceuse e Serenade. L'originale sarebbe per flauto e chitarra, ma io mi sono divertita ad adattarlo per la nostra formazione, così ci divertiamo. E come sentirete, appunto, il colore del flauto viene esaltato nel suo timbro più caldo, no? Avevamo detto che Kandinsky univa, cioè collocava il colore del flauto all'azzurro, e in questo caso sentiremo questa Berceuse e Serenade di Bozza giocare un po' su tutte le tavolozze di colori del flauto. Thank you.
Grazie ad Alvaro. E adesso andiamo avanti con un altro tema molto bello e particolare, che è quello della vita parigina di questo periodo, perché abbiamo visto che l'impressionismo ha aperto qualche porta, finestra, così c'è più l'effetto vento. L'impressionismo nasce proprio a Parigi, quindi un'atmosfera particolare, molto stimolante dal punto di vista artistico, un'atmosfera che permette anche tantissimi scambi internazionali. Come abbiamo detto, ci sono i saloni, le esposizioni universali, questo aiuta proprio a conoscere anche nuove culture. Magari mi tolgo la mascherina, ormai siamo abituati. E in questo caso abbiamo voluto raccontare attraverso le immagini la vita di questi anni a Parigi. Gli impressionisti, abbiamo detto, che amavano molto dipingere dei soggetti in tutti i momenti della quotidianità. Amavano anche rappresentare i boulevard parigini, quindi i tavoli dei caffè. Il caffè è un elemento fondamentale nella vita parigina. A Café Gerbois, dal 1863, gli impressionisti si trovavano, un po' come si fa adesso che ci si trova al bar, gli impressionisti si trovavano per parlare di musica, per parlare di arte, per parlare di letteratura, perché in questo periodo c'è un grandissimo sviluppo anche della letteratura, della poesia. Abbiamo Mallarmé, Paul Verlaine, Baudelaire, e i caffè erano un momento di ritrovo fondamentale. Tra l'altro, proprio nei caffè abbiamo questo miscuglio di emozioni, perché se da un lato questa vita mondana, molto trascinante, appassionante, il nuovo ritmo della città, ha un'idea di allegria, di vivacità, al tempo stesso però vediamo anche che ci sono dei momenti di grande solitudine, di grande desolazione, anche negli artisti stessi. Claude Monet a un certo punto tenterà anche il suicidio gettandosi nella Senna, per fortuna poi ha cambiato idea. Sappiamo anche che Van Gogh, che viene considerato un post-impressionista, morirà suicida. Quindi diciamo che è un periodo anche piuttosto duro per gli artisti, perché molto spesso non venivano proprio riconosciuti. Quindi c'è questo contrasto, e lo vediamo anche nei quadri, nelle opere, tra questa vita mondana molto spumeggiante, scintillante, soprattutto legato per esempio alla vita del teatro, il teatro d'opera che era molto amato, le Moulin Rouge, quindi queste ballerine che venivano colte più dietro le quinte che sul palcoscenico, gli abiti delle dame e dei signori che andavano a sentire le opere a teatro, quindi questa parte mondana allegra e vivace, e poi invece altri scorci più drammatici, più intimisti, più scuri, di momenti invece introspettivi e anche di forte solitudine. È un po' l'effetto che fa sempre la grande città. Io ho studiato a Parigi all'École Normale e devo dire che avevo un po' questa sensazione, cioè da un lato c'era questo turbinio di emozioni nell'essere in una città grandissima, bellissima e piena di stimoli culturali, ma in altri momenti, quando si è in mezzo a tanta gente, ci si sente anche più soli, e questo viene fuori anche proprio da questi quadri degli impressionisti che raffigurano Parigi, la vita parigina. Anche un altro riferimento musicale importante, abbiamo un'opera che è ambientata proprio alla Parigi di questi anni. Sapete tutti di quello che sto parlando, dell'opera della quale sto parlando, è la Bohème di Giacomo Puccini. Nella Bohème noi vediamo proprio la vita degli artisti, infatti parliamo poi di bohémienne, gli artisti che vivono in questa soffitta parigina, quindi questa visione dall'alto della città, che diventa una città silenziosa dalla soffitta. Questa vita fatta di momenti di grande gioia, di festa, di scherzo, ma anche di dramma, anche di povertà, di tristezza. E in contrasto il caffè parigino, che viene descritto anche nella Bohème di Puccini. Quindi possiamo fare anche un riferimento, se vogliamo riconoscere i tratti di Parigi di questi anni, andare a vedere come Puccini ha descritto Parigi nella Bohème. Ma adesso lascio il palcoscenico, voi direte, finalmente abbiamo un duo di nuovo di flauto e chitarra. Abbiamo scelto
un brano di Franco Margola che è nato nel 1908 e morto nel 1992, però anche in questo caso parliamo di quattro episodi, quindi di quattro impressioni in un certo senso. Noi abbiamo scelto l'adagio non troppo e l'allegro alla danza proprio per descrivervi questi momenti di vita parigina. Facciamo ancora un applauso a Greta Spadarossi, flauto, e Tere Sottili, chitarra. Ringraziamo tantissimo per aver partecipato con noi, il professore Nicolini. E adesso siamo dunque quasi al termine del nostro percorso, non possiamo non parlare chiaramente di post-impressionismo.
anche se in realtà il post-impressionismo non è un vero e proprio movimento, perché è un termine che è stato coniato nel 1910 dal critico d'arte Roger Fly, e lo usa in occasione di una mostra che è stata fatta a Londra appunto nel 1910, dove erano stati raccolti dei quadri di Paul Gauguin, di Vincent van Gogh, che noi abbiamo già citato, e poi di Paul Cézanne. Quindi in realtà il termine post-impressionismo è un termine che può abbracciare tutte le correnti che nascono subito dopo l'impressionismo e che sono state condizionate da questo nuovo linguaggio. Questo accade anche in musica. Abbiamo visto come c'è stata questa sorta di, tra virgolette, rottura del linguaggio, questa nuova ricerca di una musica che spazia oltre qualsiasi contenitore, qualsiasi confine, per poter gioire di tutta la libertà possibile e immaginabile. Quindi abbiamo detto che non c'è più una struttura fissa, non ci sono più delle forme fisse che vengono applicate, che chiudono in un certo senso in dei confini molto delimitati la musica, e così succede anche nell'arte. Paul Gauguin ritrova l'uso del colore puro, quindi non fa più questo accostamento di colori completamente diversi che abbiamo visto invece negli impressionisti, cioè quell'idea di amalgamare insieme i colori per creare una nuova tavolozza, una nuova impressione, appunto, una nuova emozione. Ma Paul Gauguin utilizza soprattutto colori caldi, e questo grazie anche alla sua esperienza. Paul Gauguin è un grandissimo viaggiatore e ha modo di vedere anche luoghi lontani, di andare nelle isole tropicali e di riportare anche l'esperienza cromatica di questi luoghi. Invece Van Gogh, noi sappiamo anche del rapporto molto particolare tra i due pittori, che hanno vissuto anche insieme, c'è tutto l'episodio dell'orecchio di Van Gogh tagliato, ci sono tantissime ipotesi, c'è chi dice che se lo sia tagliato dalla disperazione quando l'amico se n'è andato, alcuni che rendono ancora più un giallo questa cosa dicendo che è stato proprio Gauguin a tagliarglielo e che invece Van Gogh ha nascosto la verità, insomma tante ipotesi. Comunque il dato di fatto è che noi abbiamo un ritratto, un autoritratto di Van Gogh con l'orecchio tagliato, questo per dire anche com'era appunto appassionante il rapporto tra i pittori. E appunto Van Gogh invece non viaggia tantissimo, e però si appassiona molto del Giappone, questo lo vedremo, e raccoglie quindi stampe, raccoglie appunto oggetti dal Giappone, perché in questo momento a Parigi in particolare c'è proprio questo amore per ciò che è orientale, ciò che è esotico. E la ricerca dei post-impressionisti è sempre la verità, cioè cercare qualcosa che ci faccia essere più possibili fedeli alla natura in senso lato, ma anche alla natura dell'uomo. Van Gogh cambia completamente la pennellata, non sono più macchie di colore, macchie di luce come abbiamo visto fino adesso, ma la pennellata diventa un vortice che crea un movimento. Van Gogh cerca l'attenzione di chi guarda le sue opere e fa in modo che l'occhio cada nei punti per lui sono importanti, quindi nei suoi autoritratti per esempio questo vortice va verso il centro dei suoi occhi, nei magnifici cieli stellati dei suoi notturni. Le stelle sono tutti dei vortici perché è la luce che crea il movimento, e quindi cambia completamente il tipo di pennellata rispetto agli impressionisti. Ecco che torna nella tavolozza il colore nero, e poi abbiamo anche tutta una serie di pittori che alcuni considerano post-impressionisti, per esempio Seurat per il puntinismo e anche Cézanne. In questo caso il puntinismo diventa una corrente a sé, l'uso del puntino anziché della macchia, quindi di nuovo una ricerca cromatica di accostamento di colore molto molto particolare. E quindi adesso direi che andiamo a vedere un po' di opere che ho scelto per voi, potrebbero essere infinite, può essere uno spunto anche per voi per andarvele a rivedere, e suonerò un brano particolare di Xena Alexandrovna. È nata nel 1878 ed è morta nel 1971, però io ho trovato in questa sua elegia qualcosa che la lega
particolarmente soprattutto a Debussy. Sentirete quest'uso per esempio della duina contro terzina e questa dissonanza iniziale che un po' turba, ma che rende il suo brano molto molto particolare, un brano originale per arpa. Post-impressionismo. Il nostro percorso di oggi, vi ricordo che la prossima settimana ci sarà l'ultima tappa, l'argomento è appassionante veramente perché è il gioco di specchi, quindi l'idea del riflesso, dello specchio anche come confronto con l'alter ego, con se stessi in musica e in arte. Vedremo anche dei giochi di specchio nelle composizioni sia artistiche, architettoniche e in musica, ma adesso terminiamo il nostro percorso, abbiamo parlato di post-impressionismo con un tocco esotico, abbiamo avuto anche degli ospiti spagnoli oggi che ci hanno accompagnato in questo percorso, ringrazio tantissimo i nostri amici che hanno suonato con noi. Chiudiamo con un brano che io amo tantissimo, che è l'Entr'acte di Jacques Ibert. Abbiamo scelto questo brano perché ha appunto questo tono esotico, l'idea dei grandi viaggi, delle esplorazioni, appassiona tantissimo sia gli impressionisti ma soprattutto il periodo post-impressionista, questa voglia di ricreare sulla tela queste atmosfere che hanno qualcosa anche di onirico, di fiabesco, perché molto spesso i pittori, gli artisti non si sono recati realmente nei luoghi che rappresentano. Noi abbiamo un esempio nella letteratura,
fondamentale, che Emilio Salgari o Salgari, in tutti e due i modi, che è morto proprio a Torino, e voi sapete che ha scritto dei romanzi d'avventura meravigliosi, creando anche il personaggio di Sandokan, esplorando la giungla, esplorando l'isola del tesoro. Lui in realtà non era mai stato in nessuno di questi posti. Miglio andava al Museo Regionale di Scienze Naturali, che cito spesso perché ho delle collaborazioni con questo meraviglioso museo che speriamo riapra presto a Torino, andava al museo e guardava gli animali che c'erano, adesso appunto noi diciamo impagliati, sono gli animali che troviamo ancora oggi nelle collezioni del Museo di Scienze, e osservando le atmosfere, osservando appunto questi animali, ricreava la sua giungla, ricreava le sue isole del tesoro. Quindi era un suo modo di viaggiare anche con la mente, con la fantasia, studiava gli Atlanti, studiava le cronache di viaggio, e questo succedeva molto spesso anche ai pittori, agli scultori, anche agli architetti, che volevano inserire qualcosa di esotico nel loro repertorio di immagini. E abbiamo detto per esempio che Van Gogh amava tantissimo la cultura giapponese, c'è questo amore per il Giappone, per l'Oriente, che troviamo appunto, sempre per citare Puccini, anche in Madame Butterfly o in Turandot, e questa voglia anche di nuove sonorità, quindi musica, la ricerca di nuove sonorità, le ritroviamo anche per esempio semplicemente nei ciliegi di Van Gogh. Molto spesso non viene collegato questa sua espressione, questo suo modo di dipingere tantissimi quadri di ciliegi. Abbiamo detto che lui ha fatto più di 900 opere, anche se ha cominciato solo a 27 anni ed è morto a 38 anni, quindi in pochi anni ha fatto tantissime opere, ma uno dei suoi soggetti preferiti erano proprio i ciliegi. Quindi vedremo insieme queste opere di Van Gogh, di Gauguin e anche di Henri Rousseau, perché ho voluto inserire questo pittore che ha apprezzato tantissimo il clima esotico e quindi ha portato queste giungle, queste savane, questi momenti veramente di atmosfere magiche, sognanti nelle sue opere. E suoniamo insieme con Marina Onidi al flauto, che invito, l'Entr'acte di Jacques d'Iber, che invece ha un clima particolarmente spagnoleggiante, che così lo dedichiamo ai nostri amici. Marina. Thank you.
Ancora tutti, se volete salire sul palco così salutiamo tutti insieme. Abbiamo Maria Antoli flauto, Pasquale Vitale chitarra, Alvaro Maestre flauto, Greta Spada Rossi flauto, Terence Sottiri chitarra e appunto Marina Onidi e poi Roberto Mattea percussioni, che è anche il nostro colonna alla regia. Vi ringrazio tutti tantissimo, intanto facciamo un applauso, facciamoci sentire che siamo in presenza. Incredibilmente, che così, ecco, vi ringrazio tutti, se sento mascherina, quindi state alla larga, ecco, mi allontano io e vi aspettiamo mercoledì prossimo per i giochi di specchi. Grazie, ecco, facciamo un applauso, a questo punto è arrivato anche Roberto Mattea, grazie, alla prossima settimana e andate a fare il vostro esperimento con le immagini del vostro luogo preferito, come abbiamo visto nel nostro esperimento di oggi. A prestissimo.